Buongiorno, fa freddissimo anche ieri sera, però in sottofondo ci sono le canzoni natalizie. Com'è che si intitola questa, Mila? Merry Christmas. So This Is Christmas, bellissima. La cosa stupenda è che ho già caricato il Vlogmas di ieri. Infatti, se in questi giorni vedete che Vlogmas durano leggermente meno, è perché mi devo ancora organizzare con i vari caricamenti. Però non vi preoccupate perché i Vlogmas comunque ci sono. Vi faccio anche dare il buongiorno dalle nostre amiche. Eccone una. Buongiorno. Buongiorno. E l'altra invece? Sono qua. No, non mia sorella, lei, la Giuna, unica, eccola. Buongiorno, attenta che stai scivolando, stai scivolando. Ok, guarda. Oh, amore mio. E questo è un pratico cancelletto fatto in casa per non far andare i cani in cucina, perché noi non abbiamo una porta alla cucina. E lì vedete questo cadavere, ovvero la fine della torta di ieri. In meno di 24 ore siamo riusciti a finirla. Tra parentesi, io ne ho mangiata tantissima, quindi sono la principale responsabile della cosa. Io sto facendo uno spuntino. Tu che vuoi? Beh, sono le 12:38, Non me l'aspettavo, io ho detto buongiorno così, in realtà plot twist. Mi sono seduta al computer e in un attimo è passata la mattina. Io tra l'altro oggi pomeriggio devo assolutamente registrare dei video. Oggi è martedì e solitamente io vado in palestra il martedì, solo che oggi il personal trainer non poteva. Quindi ne approfitto per registrare dei video per il canale principale. Visto che assolutamente voglio registrare la haul delle cose che ho comprato per il Natale di quest'anno, ovviamente non i regali, ma le cose per me, per la camera, vestiti e robe varie. Così, pubblicandola adesso inizio dicembre, voi potete ancora, se vi interessa qualcosa, andarla a comprare nei vari negozi, perché le ho prese in questo periodo. Tra l'altro, quest'anno, mai come gli altri anni, ho fatto tantissimo shopping online, veramente tanto, sia di make-up che di vestiti. Mia sorella lo sa bene perché, cioè, sono arrivati un sacco di pacchi in questi giorni. Esatto, arrivano un sacco di corrieri. Però veramente quest'anno mi sono aperta tantissimo allo shopping online. Avevo sempre paura delle taglie, che non arrivasse tutto. Invece ci sono un sacco di siti affidabilissimi che vi consiglio tantissimo, come ASOS, che vabbè, ve ne parlo sempre, come Urban Outfitters, Amazon, vabbè, lo sapete anche voi. Quindi non so se avete notato qui sotto in descrizione, ma ho deciso per questo periodo dei vlogmas di Natale, e poi magari lo farò anche poi in futuro, di mettervi sempre sotto in descrizione i link ai vari siti dove ho preso le cose che mostro nei video. Quindi sia sul canale principale che su questo canale qua, sui vlogmas. Se vi state domandando magari in quel vlog, in quel video, come sono truccata piuttosto che come sono vestita, vi lascerò sempre in descrizione la lista delle cose che indosso nel video. E se nel video vi mostro anche delle cose, dei prodotti, vi lascerò anche il link di quei prodotti, visto che veramente tantissime cose le ho prese online. Per esempio, nel vlogmas precedente vi ho fatto vedere le poche cose, perché purtroppo i regali di Natale non potevo farveli vedere. Vi ho fatto vedere per esempio su ASOS che ho preso questi biglietti di Natale. Vi ho messo in descrizione il link, visto che appunto li ho presi in questo periodo. Fatemi sapere se per voi è comoda questa cosa. Secondo me è molto comodo, perché anche io quando per esempio vedo i video, vabbè, io cito sempre Zoella, però quando per esempio vedo i suoi video, io sono molto ispirata da lei. Quindi se lei si veste in un certo modo o mostra dei prodotti particolari, io poi sono curiosissima di andare a vederli. Quindi fatemi sapere se è comodo per voi. Io sono solo felice perché spesso mi chiedete queste cose, quindi guardate sempre nella descrizione, che in questo periodo natalizio metterò un sacco di link per voi, così potete anche voi andare a vedere cosa indosso, cosa metto, come mi trucco e tutto il resto. L'unica cosa che non potrò mettere in descrizione è il cibo, soprattutto per il fatto che Tiger non ha un negozio, non ha un negozio online, non fisico, online. E noi abbiamo un sacco di cibi di Tiger, perché li ho presi io per fare un video con Daniele, che presto vedrete. Quindi quella è l'unica cosa che non potrò linkarvi.
Sono salita in camera e mi devo assolutamente mettere il burro cacao perché ho queste labbra così secche, sia per il freddo, sia perché in questi giorni che sto registrando i video mi sto mettendo un sacco di rossetti liquidi diversi e ovviamente i rossetti liquidi, essendo matte, si asciugano sulle labbra, quindi le devo idratare un sacco. Mi sono già messa il maglione che ho scelto per questo video, mi piace tantissimo, l'ho preso su Asos senza farlo apposta, però è della marca Monki e sarà il maglione che utilizzerò nel video haul. Adesso mi trucco perché non vedo l'ora di vedermi truccata. Poi sistemo il letto, lo sfondo del video e inizio a registrare. Ma prima, già che ci sono, vi rimetto nella solita postazione che utilizzo qua in camera, ovvero vi appoggio sulla mia makeup collection. Devo farmi un po' di boccoli su questa coda perché i boccoli se ne sono andati. Comunque, apriamo i calendari dell'avvento. Iniziamo da NYX. Oggi è il 5 dicembre, oh mio Dio, il tempo sta andando velocissimo. Siamo al 5 dicembre e anche un colore in tinta con me, senza farlo apposta. Ho trovato questo rossetto liquido, vediamo se prenda fuoco oggi, sì. Eccolo qua, che è fucsia, matte fucsia. Ed ora anche Lush, perché oggi essendo il 5 io apro il calendario dell'avvento di Lush ogni giorno dispari, quindi anche oggi apriamo il calendario di Lush. Comunque questo maglione mi fa le spalle enormi, non so per quale motivo, forse perché anche proprio come veste è veramente tanto 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 enorme. Apriamo. Che profumo, ogni volta che apro esce un profumo buonissimo. Allora, questo non l'ho mai visto. Guardate. Ora, non so esattamente che prodotto sia, però dalla consistenza sembra una consistenza simile alle Bath Bomb. Però poi ci sono questa luna e questa stella che sono sicuramente fatte di olio piuttosto che burro. Ed è bellissimo pure questo. Ed ha un profumo strano. Non è il solito profumo fresco oppure speziato abbastanza natalizio. Diciamo che il profumo non mi fa impazzire, però il profumo che esce in generale da questa scatola è buonissimo. Richiudiamo il tutto. Ok. Ed ora mi trucco perché devo assolutamente registrare il video. Ed eccomi qui pronta. Ho preparato anche lo sfondo e qui ci sono tutte le cose che vi mostrerò. Questo video uscirà domenica, quindi dovete aspettare pochissimo. L'unica cosa è che mi sono appena finita di truccare e ho appena finito di sistemare, ma non ho ancora iniziato a registrare il video perché ogni volta che registro le haul, ovviamente sono haul dove vi faccio vedere le cose che ho raccimolato nel periodo, quindi queste cose non le ho prese tutte in un giorno, ma sono state vari momenti di shopping sia online che fisico. E quindi il problema è che il giorno in cui poi devo registrare il video devo ritrovare tutte le cose che nel mentre ho utilizzato, ho indossato, e quindi non so mai se nelle haul poi riesco a farvi vedere davvero tutto quello che volevo farvi vedere o se ho dimenticato qualcosa. Penso di no, però adesso vado a controllare sulle mail per vedere gli ordini che ho fatto, così controllo se ho dimenticato qualcosa da mettere, perché io odio finire il video, quindi fatto tutto bello, perfetto, è venuto benissimo, sì! Poi vado ad editarlo e mi ricordo palesemente che ho dimenticato delle cose bellissime da mostrarvi, quindi devo pensarci bene prima di iniziare. No vabbè, io non ci credo. Ho appena acceso la macchina fotografica per iniziare a registrare, ma è successo qualcosa di strano che non ho ben capito. Praticamente non si accendeva la macchina fotografica, ma quando la mettevo in carica era carica, cioè funzionava, si accendeva la lucina e mi diceva che era carica. Quindi cosa ho fatto? Ciao cane. Sto superando il cancelletto fatto in casa. L'ho rimessa in carica per vedere se stando lì arrivando almeno, non so, di nuovo al 50% succede qualcosa. Quindi nonostante ormai siano quasi le 3, sono scesa a pranzare e dopo vado su e registro appunto la haul che vi dicevo. E anche oggi per pranzo piadina. Però questa volta ci ho messo dentro anche l'uovo. Sì, lo so, ma in questi giorni che devo fare mille cose preferisco mangiare veloce e alla fine
finisco sempre col mangiare una piadina. Comunque, buon appetito! Guardate che bella luce, cioè sono solo le 15:42, ma sembra già la luce del tramonto. Comunque, mi sono messa qui un attimo perché mia sorella è uscita, che deve andare a casa di una sua amica, quindi mia mamma la sta portando. Quindi sono un attimo qua a casa da sola con le cane che vedete girare sullo sfondo. Non so come mettermi perché mi arriva il sole direttamente negli occhi. Forse così è meglio, non lo so. In ogni caso volevo dirvi brevemente che cavolo è successo in questi giorni, perché comunque sotto i vari vlog ho visto tutti i commenti che avete lasciato, e tra i commenti di cui ho già parlato, negativi e che non ho capito nemmeno io e spero non ci siano più, comunque vi devo dire che cosa è successo in questi giorni che mi ha mandato un po' in casino tutta la vita. Praticamente si sono accumulate tante cose una dietro l'altra. In primis ciò che riguarda le cane. Voi sapete che noi le teniamo sempre in giardino, ma praticamente è successo che Kylie ha iniziato a scappare dal giardino. Noi non capivamo da dove scappasse e Juno la inseguiva per andare appunto con lei, per seguirla. E ogni volta che tornavano da questa scappatella, Juno tornava con qualche graffio, con qualche cosa che si era fatta male, perché Kylie scappa perché vuole andare a cacciare i ricci e poi torna a casa, mentre Juno scappa semplicemente perché la vuole seguire, non perché ha un obiettivo. Ed essendo comunque ancora cucciola, perché ha 8 mesi, torna sempre con qualcosa che si è fatta male. Noi eravamo già preoccupati in generale che scappassero. Per fortuna noi abitiamo all'interno comunque di un residence, quindi se scappano al di fuori del nostro giardino comunque la strada è privata. Comunque le macchine girano, quindi già eravamo in ansia e preoccupati per questo. In più un giorno Juno è tornata con un occhio tutto gonfio, l'abbiamo portata subito dal veterinario, cioè in realtà non subito ma il giorno seguente, perché è successo la sera. Comunque siamo andati dal veterinario e ci hanno detto che ha lesionato la cornea, quindi probabilmente le è andato un ramo nell'occhio o qualcosa del genere. Quindi le hanno fatto una puntura di cortisone, le hanno prelevato il sangue per vedere se andava tutto bene, le hanno messo l'anestesia sull'occhio per guardarlo dentro, le hanno fatto un sacco di cose e ci hanno dato anche una cura di colliri da metterle, e assolutamente deve stare tranquilla. Adesso per fortuna non ha più l'occhio gonfio, è tutto a posto, però deve stare tranquilla perché almeno per una settimana non deve agitarsi troppo, perché ovviamente agitandosi va il sangue alla testa, tra virgolette. Infatti ogni volta che lei cercava di scappare di nuovo insieme a Kylie si gonfiava di nuovo l'occhio, semplicemente perché per l'eccitazione le andava il sangue alla testa, tra virgolette. Quindi detto tutto questo riguardo alle cane, abbiamo chiamato il giardiniere per sistemare la recinzione. Nonostante lui l'abbia sistemata, comunque sono rimasti dei buchi che non capiamo dove sono, e Kylie continua a scappare. Quindi da che abbiamo deciso di tenere solo in casa Juno per qualche giorno e farla stare tranquilla per l'occhio, abbiamo dovuto tenere in casa entrambe, e le facciamo uscire in giardino solo per fare bisogni, ovviamente, oppure le portiamo fuori, ma la notte o comunque quando siamo a casa loro devono stare in casa, perché altrimenti Kylie scappa e Juno la insegue, e quindi scappano e vanno. Quindi questa già è una preoccupazione molto grande, un'ansia molto grande, anche perché io tengo tantissimo ai miei cani, veramente veramente tanto. Però in generale abbiamo dovuto rivoluzionare tutti i nostri impegni, perché a casa qualcuno deve sempre esserci, quindi soprattutto io e mia sorella, che tra virgolette siamo le responsabili dei cani perché abbiamo deciso noi comunque di volerne altri due, dobbiamo smistarci tutti gli impegni. E quindi se prima potevo fare quel cavolo che volevo, ovviamente con tutti i miei impegni, anche solo il registrare un video deve essere organizzato con mia sorella, perché qualcuno deve stare qua giù con loro oppure vengono loro su in camera. Però registrare un video con dei cani enormi in camera non è assolutamente semplice. Quindi è stato un insieme di tutte le cose. Ovviamente qua in casa la situazione era diversissima, perché non abbiamo mai avuto loro in casa per tutto questo tempo, più tutte le cose che dovevo fare per dicembre, più le varie cose al di fuori dei video che devo fare durante dicembre, ovvero i vari progetti, le cose che vi devo far vedere, alcune cose di cui non vi posso ancora parlare ma a cui sto lavorando tantissimo. Si sono sommate tutte queste cose, più la pressione del fatto che comunque a dicembre ci sono i vlogmas, quindi devo fare un video al giorno in più sul primo canale, altri video, e quindi è successo tutto questo. E i primi due vlog
Thomas, ho detto vabbè, io li faccio lo stesso perché comunque è una bellissima tradizione che ho, mi piacciono tantissimo e oltre a fare Vlogmas per voi, perché so che vi piacciono tantissimo e vi aiutano ad entrare nello spirito natalizio, i Vlogmas comunque servono anche a me, perché anche a me i Vlogmas farli mi fa sentire più natalizia. Quindi io ho deciso di farli lo stesso, pensando che comunque era molto bello portare avanti questa tradizione in ogni caso, e anche perché, ragazzi, cioè, la mia vita è questa, nel senso, io devo essere sincera al 100%, io voglio essere sincera al 100%, voglio mostrare la mia vita per quello che è, e quindi se per 2 giorni, il primo e il secondo dicembre, ho deciso di filmare solo la sera, perché era il momento in cui ero con i miei amici, quindi ero più spensierata e più felice, ho deciso di farlo, ma non vi ho tenuto nascosto comunque i miei problemi, che purtroppo ci sono stati, ma come nella vita di tutti. Invece da adesso in poi ovviamente le cose andranno meglio, perché già stanno andando meglio, abbiamo trovato un equilibrio con le cane e pian piano sto cercando di smistare meglio tutti gli impegni che avevo e sono, diciamo, più tranquilla e meno ansiosa riguardo a tutti questi impegni che ho. Quindi questo era, diciamo, un modo per mettere in chiaro la situazione iniziale, e per la lunghezza dei Vlogmas, ovviamente la lunghezza dei Vlogmas dipende da quello che faccio durante la giornata, quindi non vi preoccupate, perché i Vlogmas sono come sono sempre stati, semplicemente a volte ci sono delle giornate no, solo questo. Adesso il sole sembra che sia già tramontato perché è cambiata di nuovo la luce, comunque devo assolutamente fare il vlog, non è vero, il video haul, perché non l'ho ancora fatto, non l'ho ancora registrato, quindi sarà meglio farlo. Finalmente video registrato, non vedo l'ora di montarlo, penso sia venuto veramente bene, mi è piaciuto un sacco registrarlo, poi non vedevo l'ora di fare sta benedetta haul. Adesso però devo sistemare tutto, anche i trucchi che ho utilizzato per truccarmi, perché è un casino ovviamente camera mia. E già che ci sono vi faccio vedere quello che sto indossando sulle labbra, perché così se me lo chiedete già lo sapete, ve lo dico io. Sto indossando questa tinta labbra, anzi questo rossetto liquido di Nabla della collezione di Natale, e la colorazione è Noblesse Oblige. Oh mio Dio, non so come pronunciarlo. Noblesse Oblige. Non importa, comunque è questo colore qua. E pensavo che mi stesse male, infatti l'ho provato per dire dai, proviamo a vedere come viene. In realtà mi piace tantissimo, perché sulla mia pelle, che è molto chiara, non risulta chiaro, ma risulta molto scuro, fa molto contrasto. Sicuramente inizierò ad utilizzarlo molto di più. Era la prima volta che lo mettevo e mi è piaciuto un sacco. Sono troppo felice e proud, perché questa parte della camera era tipo da 2 settimane super disordinata, perché appunto col susseguirsi delle cose che sono successe non avevo avuto nemmeno tempo di sistemarla, e quindi adesso vederla così è bellissimo, sono troppo felice. E qui ho messo i 2 calendari dell'avvento e devo ancora trovare la posizione adatta dove metterli, però sono proprio felice. E per il letto ho tolto tutte le cose, ho sistemato i vestiti, le cose della haul, quindi è abbastanza in ordine anche qua. E so che vi siete accorte nel vlog di ieri che sullo sfondo c'era il mio reggiseno, forse sarà meglio metterlo a posto, cosa dite? E adesso è arrivato il momento del vlogmas di Zoella insieme a Juno. Cosa stai facendo? Non si morde qui, non si può mangiare la coperta, che è di mia sorella, tra l'altro. No. Ehi, Juno? Juno? No. Lecca me. Brava. Brava. E adesso ci guardiamo. Ma cosa fai? Ci guardiamo il vlog, Juno e sì, Kylie invece lì, perché è la principessa della vita, è la regina. Basta te, basta, basta. Non vedo l'ora di vedere il vlog di Zoella. Ho cenato, come vedete mi sono anche tolta il rossetto, e adesso cercherò di montare questo vlog e poi mi metto a vedere una nuova serie di Netflix, credo che sia nuova, che si chiama Dark. Fatemi sapere se voi l'avete già guardata, perché c'è solo la prima stagione, quindi penso che sia uscita da poco. E niente, per il vlogmas di oggi penso che sia tutto. Domani ci sarà una festicciola natalizia a casa di Gloria, non vedo l'ora. E poi ci saranno un sacco di altre cose bellissime che devo fare questa settimana. In particolare, tenetevi pronte, perché venerdì 8 si fa l'albero di Natale. Sì!
Vi mando un bacio enorme e... sì, sono seduta sul tavolo. Vi mando un bacio enorme, ci vediamo al Vlogmas di domani. Buonanotte!